Venditalia 2018, siamo allo stand di espresso.it e ci troviamo in compagnia di Michele De Lucia, il suo amministratore e responsabile commerciale. Michele, benvenuto dinanzi ai microfoni di VendingTV.it. Saluto tutti gli amici di VendingTV.it e grazie per questa opportunità per far dare modo di vedere i miei prodotti. Per voi è un esordio, questo è l'esordio di un brand, espresso.it, che pur cominciando in piccolo ha grandissime ambizioni. Intanto parliamo in 30 secondi della storia del brevetto che voi utilizzate. Il nostro brevetto è quello che tutti ormai conoscono da tempo, cioè il brevetto per erogare il caffè e farlo rendere comunque un prodotto finale tutto crema, con il classico gruppo Petroncini. Il gruppo Petroncini è nato dall'azienda Petroncini circa 18 anni fa ed è un brevetto sul quale molti hanno cercato di comprendere la validità e ne hanno apprezzato da sempre poi l'utilizzo. L'azienda Petroncini ha creato poi la divisione macchine da caffè e loro hanno continuato con il loro core business nell'impiantistica per torrefazioni. Quindi la nuova azienda creata nel 2010 è proprio espresso.it, che ha rilevato tutti i brevetti che erano stati poi punti di forza per la creazione delle macchine, e devo dire che in questa fiera, a grande soddisfazione, sono arrivati gestori, clienti che ci hanno sempre seguito dicendo che macchine di 15-18 anni fa sono ancora in funzione e si trovano ancora a lavorare presso i loro clienti. Questa è una bellissima soddisfazione. È sicuramente una conferma che le nostre macchine sono quelle più solide, più affidabili, tecnologia italiana. I colori dello stand hanno voluto rispecchiare un po' questa nostra volontà di creare un'immagine della tecnologia italiana e perseverare su questa linea. Nel ottobre 2017 l'azienda è stata rilevata da me, e che poi ne ho preso anche l'amministrazione, e dalla famiglia Vento, che sono poi gli attuali proprietari della Bompani S.p.A., quindi azienda leader nel settore degli elettrodomestici. L'idea è quella che nel futuro prossimo la produzione verrà industrializzata presso la Bompani, con la creazione di prodotti che sempre di più rispecchieranno le esigenze del consumatore finale e dei mercati rispettivi. Quindi stiamo puntando molto anche sui mercati esteri, e quindi il concetto di poter esportare la nostra tecnologia italiana risulta per noi un'esigenza primaria. Michele, io vedo sia alla mia destra che alla mia sinistra più modelli di macchine che voi state presentando qui a Venditalia 2018. Avete deciso di partire in pompa magna con un modello che si chiama Ambra, è quello che stiamo guardando proprio in questo momento, un modello che ha con sé tutti i brevetti Petroncini di cui hai parlato poc'anzi, costruita interamente in Italia e con materiali italiani, ma che ha un costo estremamente più ridotto rispetto a quanto era il costo del precedente modello di qualche anno fa. Sì, fondamentalmente noi abbiamo cercato di mantenere tutto quello che era stato fatto bene nel passato. Le macchine che coprono tutta la gamma per l'OCS Office, quindi comodati d'uso presso uffici, sono rimaste invariate e abbiamo solamente cercato di rivedere le distinte basi, e questo è già stato un grande successo, apprezzato molto già dalla nostra clientela attuale, perché abbiamo rivisto i nostri listini e riportati a una coerenza di mercato. Pur rimanendo comunque una macchina affidabile, una macchina con materiali fedeli al metallo e quindi con la sua robustezza.
questo concetto l'abbiamo comunque voluto mantenere anche nell'ampliamento della gamma. Abbiamo creato quindi la linea Home con macchine più compatte, di dimensioni ideali per poterle collocare nelle cucine delle famiglie italiane, e mantenendo comunque tutto il gruppo interamente della Petroncini. E l'abbiamo solo alleggerita in termini di tecnologia più avanzata, per rendere comunque sempre un prodotto in termini di caffè compatto, di crema e soddisfacente. Dal punto di vista del design abbiamo scelto comunque un design che richiama un po' un concetto retro, perché comunque in questo momento è comunque un design molto italiano fondamentalmente. Oltre alla gamma Home stiamo ampliando anche la gamma Horeca. La gamma Horeca viene oggi presentata in due versioni: una versione per piccole e medie utenze con una macchina da due gruppi di erogazione completamente individuali e unici, con anche lanciavapore. Nel brevissimo tempo verrà applicata anche l'applicazione per l'acqua calda. Questo rende una postazione completa, completa anche di scaldatazze superiori, e quindi con un basso investimento da parte del gestore o torrefattore si riescono a coprire quelle postazioni dove magari i consumi non giustificherebbero impianti di maggiore importanza. Mentre per situazioni medio-grandi, specie per l'estero, dove oggi il monoporzionato risulta essere una garanzia di risultato dell'erogato, abbiamo oggi presentato una macchina professional completamente autonoma, con possibilità anche di attacco a rete, e nello stesso tempo, oltre che poter lavorare con il metodo tradizionale del macina dosatore, quindi polvere, abbiamo finalmente potuto avere la soddisfazione di vedere un brevetto della Petroncini per braccetti che per l'utilizzo di monoporzionato in capsula. Questo brevetto è stato particolarmente apprezzato perché riesce a dare un prodotto di caffè, ginseng, orzo, con una compattezza di crema e di persistenza della stessa crema che mette in imbarazzo oggi qualsiasi altro tipo di distributore di ginseng, di orzo, e quindi con un investimento bassissimo, quindi che basta acquistare il nostro braccetto. A seconda del tipo di macchina abbiamo braccetti per tutte le macchine, a seconda dell'attacco del gruppo possiamo ampliare una gamma presso il nostro punto bar con una carta dei caffè che possono essere aromatizzati o orzo o ginseng, e quindi chiaramente diventa un'opportunità di vendita incrementativa presso lo stesso cliente. E allora, per tutti coloro che desiderano entrare in contatto con voi per avere maggiori informazioni, per saperne di più e magari sviluppare una partnership commerciale, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? L'indirizzo di posta elettronica è info@spresso.it, oppure visitate il nostro sito www.spresso.it e vi verrà immediatamente dato modo, tramite i nostri uffici commerciali, ogni ulteriore informazioni che vi saranno richieste. Grazie Michele. Amici, non andate via perché abbiamo ancora qualcosa da mostrarvi qui a Venditalia 2018.